Di Bianca Chiriatti, domenica 6 maggio 2018. La storia fra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra ormai definitivamente archiviata, e l'ex corteggiatrice ed ex protagonista del Grande Fratello VIP sta pian piano ricostruendo la sua vita. Sono passate poche settimane da quando, su Instagram Stories, ha annunciato di essere single. Non si conoscono i motivi della rottura, ma molti indizi fanno pensare a ripetuti tradimenti di Andrea Damante, ma Giulia ora ha annunciato di aver preso casa a Verona, città d'origine di Damante. Dopo i primi giorni passati a casa insieme alla mamma, alla sorella Veronica e alla nipotina Matilde, per cercare di non pensare alla fine della relazione, oggi Giulia si è buttata nel lavoro da influencer e si sta lanciando in diversi progetti, tra cui uno che la rende particolarmente orgogliosa. Infatti ha creato un nuovo brand dedicato completamente alle donne, insieme alla sua mamma. Si chiama Soul, e come riportato da Uomini e Donne Magazine, è un mix tra lo stile e il gusto classico della mamma, e la modernità della De Lellis. Gli abiti sono tutti fatti a mano da un'amica di Sandra, la madre di Giulia, insieme a un gruppo di sarte professioniste, e sono tutti in raso e seta. Speriamo che questa nuova avventura aiuti la De Lellis ad allontanare i cattivi pensieri. Vota l'articolo, nessun voto. Potresti essere tu il primo, i video del canale Don.